Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Blood Omen 2, Legacy of Kain Series, dove il nostro Kain deve incontrare l'oracolo. Per cui mettiamoci in marcia. Tra l'altro sto registrando nuovamente. Sei e che fai qui? Che cosa è stato? Come un tuono ogni volta che esco. Chi sei e che fai qui? Turo, porto vettovaglie alla guarnigione dietro la casa della strega. Ecco il mio pedaggio. Il ponte è crollato. Ancora? E non l'hanno riparato? Ci sono cose più importanti da fare. Stiamo inviando una compagnia. Distruggerete finalmente i contrabbandieri? Contrabbandieri? Le strade sono minacciate da pericoli più gravi, ma i colpevoli saranno puniti. Era ora. Perché pagare pedaggi così alti se non sapete neppure tenere aperte le strade? Frena la lingua, altrimenti non ti resterà in bocca a lungo. Aprite i cancelli! Ecco, stavo dicendo appunto che sto registrando nuovamente questo episodio perché ultimamente non sto capendo bene il motivo, ma il gioco mi crasha. Inizia a frizzarsi tutto e non mi permette di andare più avanti. Quindi sto avendo questo tipo di difficoltà. Poi ovviamente io non salvo mai durante la partita, cioè faccio sempre tutto il livello tutto in un Ricorda, si fiato dicono per che il registrarlo periodo tutto in migliore una per. volta, quindi mi ritrovo praticamente a rifare sempre tutto da capo. Quindi purtroppo alcune cose già le so. Beh, da un lato è un buon compromesso perché così siamo più veloci, però diciamo che alcune cose le sto riscoprendo rigiocando e quindi mi piace un po' di più, ecco. Ok, è questo. Diciamo che era abbastanza semplice come inizio di livello. I combattimenti saranno un po' più impegnativi, dato che comunque si affronteranno sempre due nemici o anche più, ed è per questo che appunto dovremo sfruttare al meglio Ferocia, la runa Ferocia, il dono oscuro della Ferocia, che però, a differenza di Furia, si attiva quando la barra è totalmente piena. Quindi dobbiamo aspettare di farci attaccare, di subire tanti danni, per poi, appunto, effettuare un unico attacco. Mi ha mancato, che culo. Ero convinto mi avesse colpito. Perché poi una volta che tu inizi a fare la sequenza di attacco, non puoi più fermarti. Quindi una volta che lei ti attacca e tu stai continuando a spammare l'attacco, sei fottuto. Cioè ti colpisce al 100%. Olè. Mi sono preso fuoco da solo. No. Ecco, vedi? Cioè, nel momento in cui tu vuoi schivare, ti vuoi fermare. Non lo puoi fare. Perfetto. Beh, oddio, anzi, non è andata così male. Ok, adesso dobbiamo fare così. Ok.
Poi bloccare il passaggio. Riattivare il passaggio in modo tale che la cassa blocchi. E ora dobbiamo semplicemente andare dall'altro lato. Qui non rischio, evitiamo problemi. Merda. Ecco qua, nel frattempo qui si è anche aperto il cancello, che tanto ormai non ci serve più. Qui scendiamo sotto perché c'è un'altra cassa. Un'altra cassa dei vampiri. Ci prendiamo la spadina. Ok, è la prima volta che lo faccio. Però ci tengo a farlo adesso, prima che frizzi di nuovo, sinceramente, e non mi va la cosa. Ma almeno se devo riprendere e registrare, riprende da qui. Allora, i guardiani Sarafan, questi qua grossi, sono i più semplici probabilmente da combattere. Perché poi si stancano e quindi li possiamo attaccare. Perfetto. Abbiamo anche caricato la ferocia. Qua ci sono delle scorte nel caso fossimo stati feriti, ma va bene così. Thank you.
Ferocia me la conservo perché la utilizzeremo adesso a breve. Questo l'abbiamo preso, sì. Ok. Funziona l'attacco. Perfetto. Fuori uno. Diciamo che Furia, secondo me, è meglio rispetto a Ferocia, perché comunque si riempie. Si riempie subito, cioè nel senso già a metà barra si può colpire ed è un colpo imparabile. Questa è una combo, però secondo me è, non lo so, dipende dalla situazione, è meglio utilizzare Furia e non Ferocia. L'energia del glifo. Eccolo lì. Aspettare che arrivi l'energia. Non ci si può passare perché il ponte era bloccato. Esatto, quindi devo fare la strada alternativa. Ok. Io. Per evitare di problemi. Thank you.
che stiamo facendo level up. Questo era il furgone. Ok, ci siamo. Ops. Classico level up. Furia è decisamente più versatile. Questa è tutta linfa che non si butta via. Forse da qua devo salire. Devo andare col salto. Che cagata. E poi gli entrano. Vabbè. Lasciamo perdere. Finalmente un po' di nebbio. Non ci viene fino a qua.
Bene, bene, carne cotta. Che poi lui alla fine carne cotta. Lui vuole il sangue. Non la carne cotta. Io ormai ho il terrore che si possa bloccare. No, no, non lo tollererei. Arrivato a questo punto. Ah, qui intanto bel power up. Ma vaffanculo, va, ma che cazzo. Toh. Arrivederci, grazie. Bene. Grazie. Allora, di qua cosa c'è? Nulla. Beh.
E ora qua scende la scala. Però si è chiusa la porta, quindi forse devo rifare poi. Ah, è dall'altro lato. Benissimo. Oddio, cos'era quella cosa? Gli altri sono caduti in fretta, vasca. Ma come hanno sangue? Non pensavo. Quindi nuovi nemici. L'ho visto. Madonna quanto poco sangue hanno. Allora lì ce n'è un altro. Però prima fatemi vedere. Ecco, lì ce n'è un altro. Questo dovrebbe essere il nido, teoricamente. Vabbè.
Oddio. Piccoli rifornimenti. Ci sta. Beh, cominciamo benissimo. Fortuna che loro hanno una hitbox bella grossa, quindi li riesco a colpire bene, diciamo. Il sangue, ricordiamoci, non è utile solo per curarsi, ma è utile anche per la fibra, per farmi crescere di livello. Quindi per quello io a tutti quanti prendo il sangue, anche se sono già full. Vedete, furia rispetto a ferocia è molto più utile qui. Allora, lì stanno combattendo da soli, quindi a me va più che bene. È solo che il Sarafan ha fatto una brutta fine. E quindi tocca a me adesso rimediare. Madonna, ma quanto leva la litata? Eppure gli avevo tolto un bel po' di vita già. Bravo Sarafan. Mi hai facilitato il lavoro. Rumori strani, cioè non voglio sapere, non voglio sapere a cosa si riferiscono. Che dovremmo esserci comunque, non siamo lontanissimi dalla fine. Tra l'altro queste qua mi sembrano ancora più facili da sconfiggere. Ecco, se non fosse per la litata random che ti tirano.
Diciamo che hanno un pattern di mosse molto più prevedibile. Poi vabbè, la litata non la capisco, cioè nel senso non la capisco, non la riesco a counterare in tempo. Ok, ora il treno dovrebbe sfondare la porta. Oddio, ci sono io di mezzo. LOL. Ok, mi ha spostato da solo. No, perché a quanto pare il trenino sta girando a vuoto. Ora però qua sopra. Sopra come ci dovrei arrivare? Forse da qua posso fare il salto. Sì, esatto. Intanto c'è un bel power up. Che ora mi dovrebbe permettere di sfondare questa porta, giusto? Sì, che ha cambiato binario. Esatto. Boom. Ah no, ci devo stare io sopra. Qua dovrebbe aprire la porta. Carretto non si può spostare. Ok, allora quasi dovrò fare qualcos'altro. Allora, da qua si può saltare per tornare indietro. Checkpoint, intanto.
Vabbè, sì, qua è giusto, perché comunque il tutto sta funzionando. Qua cosa c'è? Forse qua dobbiamo prendere le rocce o qualcosa. Esatto. Aspetta, ora le dobbiamo rilasciare. Forse con quella roccia creiamo una specie di blocco. Facciamo inceppare tutto. Ah, ok. Quindi una volta che adesso la pietra l'ho fatta arrivare qui, la prendo. Sì, ho capito. La butto addosso a quel coso e lo faccio esplodere. Ok, ho capito. Quindi qua prendiamo la pietra. E qua facciamo scoppiare. Ok, abbastanza easy. Strega, i suoi sicari sarebbero arrivati e ci avrebbero uccisi tutti. Gliel'avevo detto. Poi. Ok, ormai non dovremmo essere lontani dalla fine. Ale. Però due alitate di fila, no. Sì, va bene. Tre alitate di fila mi ha fatto. Potenziamento per l'arma, però non mi conviene molto visto che vabbè, e visto che si sta sfasciando.
Vediamo se funziona con gli artigli. No. Non può funzionare con gli artigli. Cavolo, sarebbe stato figo con gli artigli. Ma quanto cazzo mi leva? Mi ha levato un casino. Merda. Armi non ce ne sono, tipo neanche di così tra buttate. Peccato sprecare quel power up. Qua addirittura c'è la barriera. Scala rotta. Non sto fatto che non posso schivare. Non riesco a schivare in tempo. Sì, è. Allora, qui ci sarà... Beh, oddio, non mi interessa più di tanto il glifo o non glifo, tanto sono passato. No. Vabbè sì, ciao, ma vaffanculo.